una cosa non è prevista, come non sono previsti i miei movimenti, perché giustamente qualcuno prima mi faceva pensare sei spesso fuori luce, scusatemi, ma è l'emozione che mi porta. È un'atmosfera importante, una serata particolare. No, anche, la televisione è anche questo, per questo è finzione, vedi, perché io qua sono un Petraroli e qua ne sono un altro, per esempio. Certo, come cambia tutto. Certo. Ti volevo, volevo creare un gancio tra una puntata e un'altra. Sì. E voglio far entrare uno che a Natale non può mancare, perché tu non lo sai, allora, anzi lo sai benissimo. Quando si sta a tavola a Natale, tutti quanti, no? Uh-huh. A parte la famiglia, mamma, papà, e roba. Cioè, diciamo, lo identifichiamo come ansalata di rinforzi. Cioè. No, no, volevo dire che ci vuole a tavola uno dal carattere. La ruspantino, sì, che bello e buono, prende una questione e te la butta in mezzo alla tavola. Mm. E da lì parte quel quarto d'ora di guerra. Che invece mangia Safauer. Safauer. Allora io ce l'ho. Adesso esco fuori luce e ce l'ho. Perché inquadrate. Vieni. Perché più ruspantino. Mica di mi te. Muovo io di qua, insomma, voglio dire. No, le palline le portiamo. Io non lo so, dopo. Le palline, chi, eccolo qua. Ti porto al centro della televisione, tu ti metti qua. Ecco Natale, mamma. Ecco Natale, mamma. Ecco. Come stai? Bene. Allora, intanto io ti tolgo questo microfono, faccio una cosa che Pino Fontana, che ringrazio, e lo do a cara donna, perché tanto tu c'hai le mani, visto che noi qua non possiamo litigare, io lo faccio solitamente la mattina alla radio, ma i miei giochi sono uno stato d'animo. Sì, allora se capigamma fa. E aspetta, qua che cosa possiamo buttare in mezzo? Non una questione, ma il canto, eh? Sì. Allora, pensateci qua, un attimo, Giro da Vinci è una cosa che non avete... Avete mai fatto qualcosa insieme in televisione? Dal vivo? Sì. Ah, quando? Quanti anni fa? Nel 94 fino al 96. Madonna, siamo nel 2014 quasi. Come eravate giovani e come manca la musica alla televisione? Ma forse non avevamo l'esperienza di oggi, però, senza offesa. Ecco, allora, cosa vorreste fare incontrandovi adesso? Gino mi conosce bene, io conosco bene lui. Però non ti amo vera là. No, caradonna. Assolutamente. Questione di luce. Volevo evitare di coprire questo bel visetto alla George Clooney che si sta facendo. Mi piace. Gino, noi in televisione facevamo quello che volevamo. Sì. Visto che ci ha preso al volo. Sì, però facciamo un classico natalizio. Ma è normale. Lacrima Napolitana e basta, che è natalizio. Facciamo una bella indifferentemente. Sì, ti piacesse. Faccio a capa mia. Vada come vuole. Intanto, scusate, prima di cominciare, guardatevi in televisione come siete belli. Sì. Siete veramente bellissimi. Come. No, dammi un primo piano, grazie. Io mi piaccio più all'oscuro che alla luce, mamma mia, guardate qui, sembrate le vecchie televisioni degli anni 70, Enzo Caradonna. Stai parlando di televisione o vera, dice la verità, Enzo. Bravo. Enzo Caradonna e Gino da Vinci, indifferentemente. Io non faccio l'asta. Tramonta luna e mi recita l'ultima scena, resta una mano in mano senza te più coraggio. Guarda, fammi che indifferentemente, tanto saccia da su, a te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare mai, che indifferentemente, si tu m'acci, io non ti dico niente.
e ride pure, mentre ma scippabietta chissà, non sento più dolore, che non tengo più lacrime per te. Fammi che la gaffo indifferentemente, tanto saccia che so, perché non so più niente, e l'amma stupendo, non mai aspettati mai, che indifferentemente si tu m'accidi, io non ti dico niente. E indifferentemente io vengo da te, yeah. Oh, la televisione, ma che belli. Io vi lascerei così, veramente. Vi lascerei un po' così. Purtroppo questa... non producono più le televisioni. Allora, ci si questa pagano. È la televisione che noi vorremmo vedere. Questi sono i cantanti napoletani. Noi attraverso lo streaming www.tvcampane.com arriviamo in ogni parte del mondo. Sulla musica napoletana vi dovete fare una vostra idea. Chi ha le idee è una persona libera. Ci sono cantanti napoletani bravissimi e ci sono delle monnezze che non si possono neanche sentire. Lasciami, ecco, lasciami il primo piano. I cantanti napoletani ce ne sono di bravissimi e questi due signori che vedete sono meravigliosi, secondo me. E sono Enzo Caradonna e Gino Da Vinci. Ratavanuvas.